voglio cominciare questo video con un grande, enorme grazie a tutti voi, perché come avete visto abbiamo bucato la soglia dei 10.000 iscritti, una cifra tonda, un traguardo importante. Sono contento. Non voglio esagerare con le cerimonie, vi dico solo che sto lavorando veramente sodo per portare su questo canale dei contenuti che siano della massima qualità possibile con i mezzi che ho a disposizione. Dietro ogni video c'è tanto impegno, c'è tanto lavoro su più fronti ed è bello vedere che questo lavoro viene apprezzato. Il vostro sostegno mi sprona ad andare avanti e a cercare di fare sempre meglio. Vi dico solo grazie. Oggi sono sull'Appennino laziale, anzi sono in Abruzzo, di poco ma sono in Abruzzo, per un'altra delle mie full immersion di 2 giorni in solitaria. Sto facendo una lunga camminata al termine della quale mi fermerò per la notte a quota 1500 metri circa. State con me ragazzi, perché oggi finalmente vi farò vedere il nuovo sacco a pelo che mi è stato inviato da Cumulus, sacco a pelo che vi ho già ampiamente decantato su Instagram. Oggi lo vediamo per bene nel dettaglio. Ci dormirò dentro ovviamente, quindi vi darò tutte le mie prime impressioni. Il tempo non promette nulla di buono, laggiù in fondo sta già piovendo, anche di qua vedete si sentono tuoni all'orizzonte. Le previsioni non davano assolutamente pioggia, davano semplicemente nuvoloso, ma si sa che in montagna il tempo fa un po' come gli pare a lui. Colgo l'occasione per consigliarvi ancora una volta di essere molto prudenti nelle vostre escursioni, pianificate sempre tutto nei minimi dettagli, controllate le previsioni del tempo, uscite equipaggiati ed evitate di andare da soli come faccio io, perché non è consigliabile, specialmente se siete dei principianti. C'è una fioritura di ranuncoli spettacolare. Al momento sopra di me il cielo è sgombro, però guardate cosa c'è da quella parte lì. Si è alzato un bel vento, l'aria è molto fresca, prevedo una bella escursione termica stanotte. Secondo me si scenderà anche a 6 o 7 gradi, che sono le condizioni ottimali per testare il sacco a pelo. Sono salito ad un'altezza considerevole e come avete visto c'è un panorama più che discreto. Sto cominciando a guardarmi intorno per cercare un posto dove accamparmi, ma non è facilissimo perché qui è tutto estremamente ripido. Mi servono un paio di metri quadri in piano per piantare la tenda e mi sa che sarà un'impresa ardua. Ho montato la tenda, nel frattempo è riuscito il sole, il maltempo sembra si stia spostando verso sud da questo lato di qua, invece è tutto sereno. Adesso però sul più bello, sapete io cosa vi faccio? Vi cambio la location. Eh sì, perché un paio di settimane fa sono stato in un posto veramente speciale, ho fatto delle belle riprese e sono ansioso di mostrarvele. Questo qua ce lo portiamo, così ne parliamo lì. Non vi preoccupate che dopo torniamo qua. Mentre facevo delle ricerche in rete mi sono imbattuto in un bellissimo articolo sul blog di Orizzonti Simbruini che parlava di un itinerario di bassa quota che si sviluppa risalendo il corso di un torrente che giunge a delle cascate e che infine
arriva alla sorgente del torrente stesso. La zona dei Monti Simbruini, siamo sull'Appennino laziale, è caratterizzata da un'abbondanza di precipitazioni e, data la natura carsica del suolo, quest'acqua non rimane in quota, scivola lungo i versanti e lungo le strette vallate, penetra nel sottosuolo per poi rispuntare fuori magicamente più a valle. Leggendo di questa rigogliosa valle delle cascate nascosta nel cuore dei Monti Simbruini, sono rimasto veramente affascinato e ho preparato lo zaino e sono partito subito. E adesso eccomi qua sul sentiero con la mia vecchia cartina dei Monti Simbruini e con il torrente a farmi da guida. Sono arrivato alle cascate, o meglio alla cascata, è una sola che compie tre piccoli salti, cioè piccoli per modo di dire, saranno una ventina di metri buoni. Sto guadagnando un po' di quota e inizia a intravedersi il panorama della vallata. Il torrente che sto risalendo si chiama Fosso delle Vaglie e sono diretto alla sua sorgente, che si chiama appunto Fonte delle Vaglie. Io sono partito da qui sotto, coperto da un buon dislivello, e qui c'è il paese di Valle Pietra. Mentre cammino sto cercando di articolare un discorso di senso compiuto per riuscire a spiegarvi la bellezza di questo posto e le sensazioni che sta suscitando in me, ma non mi viene in mente niente di diverso dal dire semplicemente spettacolare. È pieno d'acqua dappertutto, sembra un paradiso terrestre. Siamo quasi, ancora 20 minuti. Eccomi arrivato alla Fonte delle Vaglie. Acqua limpida che viene fuori dal terreno. Ditemi voi se non è uno spettacolo questo. Io quando vedo queste cose mi emoziono, ma proprio tanto. Stando qui seduto al cospetto di questa meraviglia della natura, non posso fare a meno di pensare alla fortuna sfacciata che abbiamo ad essere nati nella parte giusta del mondo. Il nostro è un paese ricco d'acqua e possiamo permetterci delle infrastrutture che ce la portano direttamente dentro casa. In altre parti del mondo sono meno fortunati, eh. Ragazzi della mia età, o anche più piccoli, sono costretti a farsi diversi chilometri al giorno per andare a prelevare dell'acqua melmosa da un pozzo, metterla dentro un secchio e incollarsela fino a casa. Immaginate di fare una scarpinata del genere.
come quella che ho fatto io oggi, tutti i giorni, solamente per bere. Vedete a che serve venire in montagna, a che serve stare in natura? Serve a questo, a darsi una ridimensionata. Prima ho avuto uno dei miei attacchi di riflessione. Quando è così mi pia brutta, lo sapete. Adesso torno a sorridere, se no poi vi do noia e vi disiscrivete. Mo magno e poi vediamo sto sacco a pelo. Che c'è qualche Gregory, lo famo contento. E torchi vuol dire tacchino. Non ve sbagliate, che sennò poretti a voi. Oh, come sono sbrodolato? Ah no, dunque, Cumulus Lightline 300, sacco a pelo estremamente leggero, estremamente compatto in rapporto alla temperatura di comfort. È un 4 gradi e pesa 600 grammi. Chi è abituato a fare pernottamenti e quindi a maneggiare attrezzatura da campeggio, specialmente i sacchi a pelo, sa che sono valori molto interessanti. Tanto per fare un esempio, io fino a qualche anno fa utilizzavo un sacco in fibra sintetica con temperatura comfort di 6 gradi ed era esattamente il doppio di questo, sia in termini di peso che di ingombro. Parliamo ovviamente di due fasce di prezzo differenti. Come fa ad avere un peso e un ingombro così ridotti? Perché l'imbottitura è in piuma d'oca, materiale che isola benissimo data la sua capacità di intrappolare aria, e nello stesso tempo rimane molto leggero e comprimibile al massimo. Tra l'altro si tratta di piuma d'oca polacca, il sacco a pelo è 100% made in Poland, proveniente da allevamenti certificati. Questo significa oche allevate in maniera etica e sostenibile e piuma di altissima qualità. La fodera è in Pertex Quantum, un tessuto sintetico molto leggero, traspirante, idrorepellente e resistente al vento. Mi serviva un sacco a pelo per primavera, estate, autunno, perché quello invernale già ce l'ho, è il Panian 600, sempre di Cumulus, che ha una temperatura comfort di meno 6 gradi. Considerando che io soffro molto il freddo e che con quello lì ci ho dormito bene fino a 5-6 gradi sopra lo zero, ho scelto questo qui, che è il modello intermedio della serie Light. Abbiamo detto 4 gradi di temperatura comfort, perché conto di dormirci bene a questo punto fino a 10-15 gradi sopra. Probabilmente alcuni di voi con 15 gradi manco se lo portano il sacco a pelo, ma io, essendo un frascico, ho bisogno della mia preziosa piuma d'oca. Attenzione, perché questo qui viene proposto come un sacco a pelo primaverile, ma se andiamo a guardarlo bene ha tutte le caratteristiche di un sacco a pelo invernale, caratteristiche in comune con l'altro modello che io possiedo, il Panian 600. Forma a mummia, costruzione a camere trapezoidali, cappuccio imbottito, ha perfino questa lunga camera tubolare, anche lei imbottita, che impedisce al calore di disperdersi attraverso la chiusura lampo. Insomma, un sacco a pelo che è perfetto per trekking primaverili ed estivi in alta montagna, ma che qui da noi, se il tempo è clemente, può essere utilizzato anche l'inverno in situazioni di bassa quota. Sta botta avevo voglia di una cena old style e quindi ho portato un bel barattolo della Knorr. Scandisco bene perché è la quindicesima volta che lo rifaccio, perché mi impiccio a dire Knorr, quindi Knorr. La Knorr è da sempre la salvezza degli escursionisti ignoranti,
quelli che badano alla sostanza più che alla forma, quelli che la sera devono cucinare a tutti i costi perché vogliono infilarsi qualcosa di caldo nello stomaco, ma non hanno voglia di sbattersi troppo e neanche di spendere troppo. Di questa roba qui, con il mio amico Achille, ai bei tempi d'oro di quando facevamo escursioni insieme, ne abbiamo mangiata veramente parecchia. Quindi stasera mi concedo un po' di nostalgia. Mi incammino sul viale dei ricordi e sarà un viale ricco di piselli, fagioli borlotti, ceci, fagioli cannellini, lenticchie, carote, patate. Ovviamente in termini di efficienza non c'è paragone con soluzioni appositamente studiate per l'outdoor, molto costose, tipo questa, che a parità di peso vi dà molte più calorie, ma se parliamo di un'uscita breve, dove non c'è bisogno di controllare al centesimo i pesi e gli ingombri, si può anche fare. E il vantaggio del barattolo è che è già idratato, quindi è pronto da mangiare, non va aggiunta l'acqua, va solo scaldato. Essendo il barattolo di metallo, se mi gira, per scaldarlo, lo prendo e lo butto direttamente nel fuoco, senza neanche sporcare le pentole. La bush box che mi ha regalato Pierre del canale In Montagna con Pierre. Ho fatto davvero, ho schiaffato tutto il barattolo sul fuoco. Oh, porca miseria, c'è straboccato tutto. No. Sono stati attimi di tensione, ma tutto si è risolto nel migliore dei modi. Bisognava semplicemente aprire un po' di più il coperchio. Poteva andare molto peggio. Per recuperare la cena disastrosa mi godo un po' di tramonto. È arrivato il buio e io mi sono infilato nel sacco a pelo. Al momento fanno una decina di gradi, ma penso che stanotte la temperatura scenderà ulteriormente. Vedremo come andrà la nottata. A domani. Videocamera morta. Cellulare morto. Funziona solo la GoPro. Evviva! Buongiorno, stanotte ha fatto freddo. Penso che la temperatura sia scesa almeno fino a 6 o 7 gradi. Io comunque non ho avuto freddo. Ho passato una nottata confortevole, quindi direi che il sacco a pelo è promosso a pieni voti. Ho lasciato il treppiede a casa come un povero babbeo. Ora, sperando che la Sony nel frattempo abbia ripreso vita, voglio concludere il discorso sul sacco a pelo parlandovi di due aspetti importanti che sono il fill power e la costruzione a camere trapezoidali. È un discorso un pochettino tecnico, cercherò di semplificarlo al massimo per non darvi noia, però seguitemi ragazzi, è importante. È quel tipo di conoscenze che vi permetterà poi di scegliere senza problemi il sacco a pelo più adatto per voi. Abbiamo detto che la piuma d'oca
è un materiale che isola benissimo grazie alla sua capacità di intrappolare aria. Ecco, questa capacità si chiama fill power e si misura in Queen, che sono per definizione i cubic inches occupati da un'oncia di piuma d'oca. Non vi fate spaventare dalle unità di misura anglosassoni, parliamo semplicemente di un volume e di un peso. Più questo volume, espresso in pollici cubi, sarà elevato, più la mia oncia di piuma d'oca è in grado di gonfiarsi, è in grado di intrappolare aria, più la sua capacità di isolare sarà elevata. Il fill power dei piumini d'oca va a grosso modo da 300 a 1000 queen. Considerate che l'imbottitura utilizzata per questo sacco a pelo ha un fill power di 850 queen. Questo significa che un'oncia di questa piuma d'oca è in grado di gonfiarsi fino ad occupare un volume di 850 cubic inches. È un valore molto elevato e questo è il motivo per cui questo sacco a pelo pesa così poco. Sono sufficienti solamente 300 grammi di questa imbottitura qui per avere un sacco a pelo con una temperatura comfort di 4 gradi. Altro aspetto importante da considerare ai fini dell'isolamento è il criterio costruttivo del sacco a pelo. L'imbottitura viene infilata in delle camere, in questo caso realizzate con una fodera in Pertex Quantum, e poi queste camere vengono cucite tra di loro a formare il sacco a pelo. Considerando che la piuma d'oca è libera di muoversi all'interno delle camere e considerando che in prossimità delle cuciture se ne va via facilmente del calore, assemblando le camere in un certo modo si può dare una mano all'imbottitura, limitando ulteriormente la dispersione di calore. Il Lightline 300 ha una costruzione a camere trapezoidali fatta in questo modo, che è molto più performante rispetto a soluzioni di questo tipo o di questo tipo, che in genere vengono utilizzate per sacchi a pelo estivi. Anzi, per essere precisi, abbiamo camere trapezoidali sulla parte anteriore e camere quadrate sulla parte posteriore, dove tanto l'isolamento è garantito dal materassino. Per concludere, ragazzi, se volete il sacco a pelo definitivo, prendetevi un Cumulus, o almeno questo è ciò che ho fatto io. Vi lascio tutti i link del caso in descrizione, nella sezione dedicata all'equipaggiamento. Andate a visitare il loro sito perché ci sono tantissimi modelli e sicuramente troverete quello più adatto per voi. Metto a posto e torno verso valle. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi.